Buongiorno a tutti e bentrovati in Alma Inside, spazio virtuale di Alma Social TV, voce alle aziende del network. È questo un appuntamento mensile pensato in parte per descrivere il valore che in una business school riveste la funzione del placement, le innumerevoli attività che si collegano all'inserimento professionale di chi frequenta un nostro master, ma soprattutto per presentare di volta in volta gli attori cui sono destinati questi servizi, ovvero le aziende del network. Benvenuti a tutti i nostri ospiti. I partecipanti ai nostri master, scegliendo Alma Laboris, si affidano ai valori che propugniamo, che riguardano la concreta spendibilità del loro profilo professionale e il monitoraggio attento delle offerte presenti sul mercato, per dimostrare quanto un percorso di taglio applicativo esperienziale possa dare una visione corretta degli sbocchi occupazionali richiesti dall'attuale mercato del lavoro. Vogliamo proprio dare la parola a chi ricerca costantemente figure professionali allineate ovviamente ai nostri master. Saluto sempre con grande affetto Immavino, che mi affianca in questo progetto, signore account della Unit Placement di Alma Laboris, a cui chiedo una veloce sintesi perché è veramente sempre molto difficile trasferire la complessità, insomma, delle tante azioni che noi poi andiamo a realizzare per gli allievi a supporto della loro visibilità e spendibilità. In questo momento siamo attivi con i master, edizione prima aprile, ma come si stanno svolgendo le attività, come si è chiusa anche l'edizione di novembre, quindi diamo anche qualche numero anche, per orientare i futuri, ovviamente, partecipanti ai master. Buongiorno a Bentrovata, tutti, Emma. buongiorno, ciao Giuliana, grazie mille per l'introduzione. Allora, sì, in effetti è sempre abbastanza complesso far cogliere quello che per noi è un plus, ma anche una parte integrante dell'attività e della proposta formativa, perché vogliamo che sia concretamente un impatto positivo, sia per opportunità di primo ingresso, insomma, per coloro che, essendo molto junior, no, si approcciano ai nostri master proprio per trovare un canale immediato e prioritario di ingresso nel mondo del lavoro. E devo dire che ci impegniamo al massimo, intanto nel favorire un'attività di orientamento. Ricordiamo che Alma Laboris è riconosciuta anche come ente, l'organismo di orientamento professionale, di ricollocazione al lavoro, quindi la nostra mission è sicuramente quella di orientare e favorire l'acquisizione poi man mano, in maniera graduale, di una consapevolezza rispetto a quelli che sono gli strumenti, il proprio obiettivo professionale, e devo dire che condividiamo, prendiamo in carico proprio quello che è l'obiettivo dei nostri allievi, che registrano con grande soddisfazione anche un feedback molto positivo, ecco perché ritrovo poi con piacere referenti di aziende con cui collaboriamo ormai da tempo e che ci trasferiscono poi dei feedback molto positivi rispetto a quelle che poi sono state e sono le opportunità di ingresso, insomma, nelle aziende, ma anche di crescita o di evoluzione professionale, perché devo dire che il target, soprattutto negli ultimi anni, insomma, è anche diversificato, cioè ci sono tantissimi professionisti che ovviamente puntano alla formazione per riqualificare il profilo, per ricollocarsi, quindi insomma, sono testimonianza anche di senso etico, no? Responsabile del lavoro, quindi direi che sicuramente siamo attivi a 360 gradi. Si è appena conclusa l'edizione autunnale, siamo già partiti con quella primaverile e siamo proiettati già alla prossima edizione di novembre dei nostri master. Quindi siamo in fase di colloqui di ammissione e ora però lascerei ecco spazio ai nostri ospiti così da farci cogliere anche un po' quali sono le opportunità attive e Certo. darci poi una testimonianza diretta. Verissimo, grazie Imma, grazie Imma. Sì, io con grande, grande piacere sono felice che oggi insomma siano riusciti ad intervenire tutti i referenti che avevamo previsto, quindi che avevamo contattato. Non capita sempre che riusciamo ad avere poi tutti per imprevisti anche lavorativi che si possono ovviamente verificare. Quindi vi ringrazio davvero per essere qui.
Do subito spazio a due importanti realtà che sono AstraZeneca, multinazionale biofarmaceutica, a presentarla è Letizia Civeddu, una referente con cui siamo in contatto da molti anni e devo dire, insomma, c'è una bellissima collaborazione. Ciao Letizia, ben trovata, buongiorno, come stai? Ciao a tutti, molto bene, grazie. Contenta di partecipare di nuovo a questa iniziativa. Esatto. Io poi subito dopo darò la parola a Simona Mannino perché abbiamo cercato di accorpare le fasce orarie proprio per non vogliamo sequestrarvi per troppo tempo. E quindi ecco, Letizia, descrivici un pochino come quello che insomma sono le job in questo momento che in AstraZeneca. Diciamo, possono essere allineate ovviamente ai nostri percorsi formativi e insomma, raccontaci un pochino il tuo ruolo all'interno di questa realtà. Allora, intanto ciao a tutti, io sono Letizia, faccio parte del Talent Acquisition di AstraZeneca Italia. Come Talent Acquisition ci occupiamo sia di tutta quella che è la parte di selezioni e di ingressi in azienda, di percorsi di carriera all'interno dell'azienda, ma anche poi tutta una serie di attività di employer branding che ci permettono di entrare in contatto con università, percorsi di master e quindi anche con i futuri lavoratori, ecco, le future nuove risorse dell'azienda. Rispetto all'inserimento in azienda, sicuramente una grossa componente arriva da percorsi di master specialistici. Apprezziamo moltissimo realtà come Alma Laboris che si impegnano molto anche su quella che è la parte farmaceutica, quindi su quello che è il mondo farmaceutico, e quindi ci permettono di attingere a figure che abbiano delle competenze sia legate a questo settore, ma anche in generale un po' a livello trasversale. Quindi competenze di adattamento, competenze di flessibilità, capacità che poi ritroviamo all'interno effettivamente di tutti quelli che sono i percorsi di stage. La partecipazione ad un master sicuramente permette sia alla persona che partecipa e che poi entra in azienda, sia a noi di avere persone consapevoli che hanno voglia di fare, che hanno già un po' capito quello che è il percorso di carriera che vogliono fare e quindi riescono effettivamente a trarre tutti i vantaggi dal percorso che svolgono all'interno dell'azienda. L'obiettivo per noi poi è sempre l'assunzione, nella maggior parte dei casi ci riusciamo, e sicuramente avere delle persone con un grosso bagaglio formativo alle spalle, ci permette effettivamente di garantire un percorso continuativo. Letizia, tu sai che noi siamo partiti ad aprile con l'edizione primaverile dei master e molti sono gli allievi che in questo momento frequentano i gruppi del management e marketing dell'industria farmaceutica, quindi questo tipo di master e Pharma Medical Affairs, che sono due percorsi ovviamente differenti che vedono anche gruppi assolutamente, diciamo, sempre di taglio scientifico, ma con caratteristiche molto diverse. Volevo chiederti in questo momento se ci sono, ecco, delle opportunità che possiamo ovviamente segnalare ai nostri allievi o appunto profili che potremmo evidenziare. In questo momento ci sono diverse posizioni di stage all'attivo, soprattutto nell'area della medica e dei medical affairs, quindi sicuramente sono opportunità in cui avere un background con una conoscenza di management farmaceutico o comunque di area medica è molto importante. Quindi queste sono le due aree sicuramente in cui stiamo lavorando maggiormente, così come l'area marketing, quindi uno stage di marketing sicuramente all'attivo, sono figure che cerchiamo tendenzialmente a livello trasversale su tutte le aree terapeutiche dove lavoriamo, quindi sia la parte biofarma, sia la parte oncology, quindi ecco, secondo me ci può essere anche la possibilità della persona di seguire magari un interesse personale su una determinata area, perché in questo momento abbiamo diverse opportunità di questo genere. Questo è molto molto interessante. Io vi propongo anche del job meeting, nell'eventualità che per esempio ecco, ci siano più posizioni da presentare, noi siamo disponibili ovviamente a fare in modo che possiate incontrare direttamente attraverso questa
iniziativa del job meeting direttamente ai gruppi di lavoro. Quindi questo lo anticipo, così poi ovviamente ne parliamo anche con chi Ottimo. va a trasferire alle collaboratrici dell'alimento questa opportunità. Ti ringrazio molto Letizia intanto e lascio subito la parola a Simona Mannino di Avoca. Simona, ben trovata, grazie di esserci. Una realtà ovviamente notissima, Avoca, soprattutto per la cura della salute dal punto di vista naturale al 100%. Raccontaci un po' di questa realtà e anche un po' delle iniziative, perché siamo in contatto con Avoca da molto tempo. E devo dire che la difficoltà sta più che altro nella disponibilità degli allievi a essere nel territorio. Questo potrebbe, forse è l'unico elemento che alle volte ha impedito proprio la fluidità del matching, però le opportunità sono molto, molto belle, molto interessanti. Cosa ci puoi dire in questo momento? Grazie Giuliana per l'introduzione, grazie naturalmente anche dell'invito. È un'occasione, al di là delle collaborazioni appunto attive da anni, per noi per far conoscere naturalmente ancora più la nostra realtà, ma soprattutto quelli che sono poi i nostri valori, no? Per poter condividere anche qualche strumento aggiuntivo a chi si approccia appunto al mondo del lavoro al termine anche dei percorsi di formazione. Confermo quello a cui stavi accennando. Avoca è una realtà ad oggi di circa 1.800 dipendenti, chiuderemo l'anno probabilmente su 2.000 dipendenti, ha una storia di 45 anni, infatti è nata appunto nel 78 e si sviluppa principalmente appunto tra Toscana e Umbria, quindi la sede direzionale è a Sansepolcro, quindi è un comune, un piccolo comune in provincia di Arezzo, dove sicuramente appunto, infatti la location può essere sicuramente un punto di attenzione rispetto a quelli che possono essere le opportunità lavorative, per chi si propone rispetto alle opportunità lavorative, indipendentemente dal fatto che naturalmente già pre-pandemia, ma soprattutto appunto ad oggi, dove fortunatamente abbiamo dichiarato in generale la fine dello stato di emergenza, lo strumento dell'homeworking o dello smart working, comunque sia, quindi l'approccio ibrido ci sta aiutando da questo punto di vista, quindi soprattutto su alcune aree, su determinati profili che poi sono quelli per cui naturalmente collaboriamo, è più facile poter appunto garantire una possibilità di poter lavorare per alcuni giorni alla settimana da remoto e questo ci sta aiutando naturalmente, quindi Ottimo, questo è positivo anche per noi per poterti poi segnalare delle candidature. Ci sono proprio insomma, non so, ci vuoi trasferire magari qualche esigenza particolare in questo momento? Ovviamente non mi riferisco solo ai master in area pharma, perché chiaramente in questo momento sono attivi anche altri master e il nostro fine è sempre quello di poter rispondere tempestivamente alle esigenze delle aziende. La unit placement sono ormai vent'anni, si adopera gratuitamente con servizi gratuiti previsti sia per gli allievi, anche strutturati con proprio processi di consulenza di carriera, sia per naturalmente le aziende del network, per un discorso etico, un discorso che vuole, insomma, vogliamo cercare in qualche modo di favorire l'inserimento professionale in modo mirato, quindi allineandoci anche un po' alle inclinazioni degli allievi. Sì, allora nello specifico io in Avoca ricopro da quasi 7 anni il ruolo di HR Business Partner, per cui sono l'HR di riferimento di alcune aree specifiche nel dettaglio dell'Innovation Medical Science, quindi R&D, Marketing e Area Digital. Naturalmente poi siamo in contatto rispetto anche al nostro collega, appunto Marco, lato recruiter, per tutte anche le altre opportunità che ci sono a livello aziendale. Come dicevo, sicuramente Avoca è in costante crescita e sempre alla ricerca di nuovi talenti che possano far parte di quello che è il nostro team, soprattutto anche di giovani, appunto neolaureati o comunque persone che si devono approcciare in un primissimo momento. E fortunatamente, il ciclo produttivo di Avoca è interno, è altamente verticalizzato. Questo cosa significa? Che abbiamo internamente dalla ricerca, alla coltivazione, alla trasformazione delle materie prime, fino ad arrivare
trovare poi tutto quello che è la parte distribuzione e comunicazione. Per cui all'interno di questo ciclo i profili ricercati sono molteplici, con competenze, con specificità differenti. Quindi al di là di quelle che sono le opportunità sicuramente attive ad oggi, per cui abbiamo delle opportunità sia lato ricerca e sviluppo nello specifico ambito regolatorio, ma naturalmente anche in ambito digital, in ambito marketing, abbiamo proprio anche all'interno del nostro sito anche pubblicate quelle che sono le opportunità ad oggi attive, per cui ben venga, quindi aspettiamo volentieri quelle che possono essere eventuali disponibilità, sicuramente nello specifico per queste aree. La location, come dicevamo, è la zona di Sansepolcro, quindi in provincia di Arezzo, ma al di là di quelli che sono poi le nostre sedi, quindi Sansepolcro, poi in Umbria, la sede produttiva, abbiamo naturalmente anche su tutto il territorio nazionale delle opportunità che si possono aprire, perché abbiamo comunque sia canale dell'informazione medica e la parte degli agenti di vendita, quindi sul canale farmacia, parafarmacia e all'interno dei medici, dove spesso ci capita, quindi su tutto il territorio nazionale, di poter anche prendere in considerazione dei giovani che si vogliono affacciare anche a questo mondo più legato appunto alla comunicazione scientifica. Quindi assolutamente le opportunità sono molteplici, spesso sono ruoli anche trasversali, per cui il vostro supporto da questo punto di vista, come diceva la collega, ovviamente con profili che magari iniziano un proprio percorso formativo in ambito più propriamente scientifico e tecnico, ma magari non vogliono approcciarsi esclusivamente al laboratorio o alla parte di ricerca e sono aperti anche ad altro, quale può essere marketing, appunto digital, piuttosto che altro, sicuramente hanno un valore aggiunto in sé, perché vanno a mecciare quella che è appunto una base di conoscenza tecnica scientifica, quello che è un approccio magari passatemi il termine, più creativo, comunque sia più aperto, no? ad altre aree, dove per noi all'interno del marketing, paradossalmente nella maggior parte insomma delle aree, è necessario avere una formazione scientifica per poter trasmettere in maniera semplice, così come il lato digital semplice, quelli che sono appunto i studi clinici, il trial clinici, quindi la comunicazione scientifica in termini da poter riportare appunto all'esterno. Benissimo, benissimo. Hai toccato veramente un po' tutti gli argomenti e tutti gli aspetti tecnici dei nostri percorsi formativi, che peraltro vengono aggiornati costantemente e poi sono materie sempre ovviamente soggette a continuo cambiamento e aggiornamento. Quindi ci tengo anche a trasferire il grande impegno delle faculty nel cercare veramente di presentare e proporre anche in maniera sempre molto attiva proprio una metodologia didattica sempre di taglio fortemente pratico. Io introduco e ti ringrazio molto, intanto, Simona, per la tua presentazione, grazie davvero. E introduco subito Roberto Venezia e anche Giuseppe Soline. A cui chiedo se ha necessità di andare via prima, magari do prima la parola a Giuseppe, se Roberto è d'accordo. Ok. Grazie, grazie. Allora introduco Giuseppe Solimine di Mobility Irpinia Labor, una realtà molto interessante che opera nella consulenza e formazione. Ben trovato Giuseppe, ci senti? No, vedi, ha il microfono spento. Ecco. Eccoci, ben trovato. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ben trovato, molto piacere di conoscerla e grazie di essere qui. Giuseppe, ci vuole presentare? Io ovviamente ho avuto occasione di soffermarmi un pochino analizzando il sito web sulle attività della sua realtà, volevo però ovviamente che ci presentasse un po' le attività dell'azienda e ecco, magari anche dal punto di vista i trend futuri che caratterizzano un po' la consulenza e la formazione territoriale, in particolare pare di capire il focus territoriale, giusto? Allora, noi siamo un'azienda che nasce nel 2016, si occupa prevalentemente di formazione sia finanziata che autofinanziata, è un ente Mobility Irpinia Labor accreditato in Regione Campania, siamo anche un APL iscritto all'albo nazionale con il Ministero del Lavoro per il tramite dell'ANPAL
e quindi svolgiamo questo compito in una in un territorio interno della Campania, questo contatto tra il mondo delle imprese, il mondo giovanile, provando ad incrociare domande e offerta di lavoro, ovviamente con una difficoltà notevole rappresentato da poche occasioni lavorative, molta necessità di formazione, perché io ascoltavo prima con interesse gli interventi precedenti, ovviamente la formazione oggi più che mai si diversifica per capacità di raggiungere alcuni risultati sulle competenze. Questo vale sia su livelli alti che anche su livelli, diciamo, medio-bassi. In questo momento siamo fortemente interessati ad avviare rapporti di collaborazione con il mondo universitario. Abbiamo due accordi quadri sottoscritti con l'Università di Fisciano e con l'Università di Benevento. Prossimamente avremo un ulteriore accordo anche con la Federico II, proprio perché riteniamo che nella formazione è arrivato il momento di alzare l'asticella delle competenze e di conseguenza anche delle capacità di somministrare verso gli studenti una tipologia di formazione. È ovvio che tutto si rapporta al territorio, ai territori nei quali si lavora, si incrocia, perché ovviamente i territori che hanno meno opportunità lavorative faticano di più a trovare sinergie anche col mondo del lavoro, perché ovviamente questa cosa crea oggettivamente un po' di difficoltà. Però devo dire che la nostra esperienza è un'esperienza fortemente positiva, perché intercettiamo tanti ragazzi che ovviamente sono anche fuori dai circuiti canonici delle attività formative, ma anche delle opportunità lavorative. Uno dei temi sui quali stiamo spingendo molto è vero sulla qualità della formazione, ma anche sulla capacità di comunicare le opportunità, perché molte volte noi abbiamo registrato in questi anni che esiste proprio uno spaccato, una forbice nella quale sostanzialmente anche l'offerta lavorativa fatica ad arrivare ai soggetti eventualmente beneficiari. In questo momento siamo impegnati con la Regione ad affrontare il problema COL, che è questo diciamo, progetto di intervento sui centri per l'impiego e sui percettori di reddito di cittadinanza, che è un elemento molto interessante per recuperare al lavoro delle figure che sostanzialmente per un po' di anni sono rimasti ai margini, un po' perché non c'era l'opportunità, un po' probabilmente anche per una scelta non giusta, ma che comunque c'è stata. Quindi in questo nostro lavoro diventa un problema, ecco, a differenza dei colleghi che ho sentito prima, che lavorano anche su segmenti molto innovativi e molto diciamo interessanti, noi svolgiamo soprattutto anche un compito sociale, nel senso che la nostra attività è quella di raccordare dei mondi che hanno bisogno di ricevere informazione e formazione possibilmente di qualità. Mobility è questa, e ovviamente siamo fortemente interessati ad entrare in un circuito, e quindi ringrazio anche per questa opportunità di questa mattina, perché noi stessi abbiamo bisogno di arricchire in qualche maniera la nostra programmazione e quindi la nostra offerta formativa, sapendo che nelle aree meridionali anche la formazione è stata sempre caratterizzata da un modo di fare formazione, non sempre una formazione di qualità. Ed è questo il tema che probabilmente occorrerebbe mettere in essere, perché se è vero che in questo momento tutti dicono che
attraverso la formazione, utilizzando strumenti fortemente innovativi, bisogna aggredire diciamo, il fabbisogno che c'è all'interno delle comunità, e allora creare un network, creare un dispositivo che possa mettere in circuito le esperienze che sono più performanti, ma anche le esperienze, perché guardate, in un parametro di valutazione vale l'esperienza che può essere fatta a Milano in un contesto, diciamo, di eccellenza, ma analogamente vale fare un'esperienza a Napoli, dove 4 milioni di persone, con una disoccupazione altissima e con una dispersione scolastica altrettanto alta. Noi stiamo lavorando. Assolutamente, assolutamente Giuseppe, no, sono d'accordo, e noi, come dicevi, insomma, ti do del tu, perché siamo ovviamente parte di un network così fluido, ecco, in questo momento. Noi siamo molto a sostegno delle attività, soprattutto nei territori e per i territori, quindi sicuramente il discorso delle partnership è qualcosa, è un, come dire, una qualcosa che ci appartiene. Collaboriamo spesso con molte realtà anche in altri territori, per cercare anche di dare garanzia di qualità dal punto di vista della formazione, ma ripeto, anche tutto questo si correla sempre all'inserimento professionale. Ti interrompo un attimino per non sforare troppo i tempi e vado a presentare Roberto Venezia. Ben trovato Roberto, grazie intanto Giuseppe, una testimonianza molto bella, poi avremo occasione magari davvero di sentirci con calma e approfondire meglio possibili collaborazioni. Roberto, come stai? Bene, grazie. Buongiorno a tutti e grazie di questa opportunità che mi hai offerto di parlare brevemente la nostra organizzazione. SSA. Molto interessante la tua organizzazione, Roberto, che è una startup nel settore della distribuzione sanitaria, giusto? Sì, allora diciamo che oramai possiamo non chiamarla più startup, anche se è un'azienda relativamente giovane, perché viene fondata nel 2016. Diciamo che in questi pochi anni la crescita è stata vertiginosa e importante. Oggi abbiamo copertura nazionale, più di 1000 clienti serviti su tutto il territorio nazionale. E, come dicevo, operiamo in un ambito, in un settore di nicchia, se vogliamo, forse sconosciuto ai più, che è quello della distribuzione intermedia di farmaco ospedaliero. Quindi, questo cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno della supply chain, così come la troviamo, diciamo, organizzata in Italia, che vede l'azienda farmaceutica distribuire i suoi prodotti farmaceutici sul territorio nazionale attraverso depositi che poi distribuiscono in nome per conto a strutture come la nostra, quindi a grossisti ospedalieri o grossisti retail che vendono il prodotto alle strutture sanitarie presenti sul nostro territorio nazionale. Quindi parliamo di farmacie, ospedali, ASL, ULS, ATS, cliniche, RSA, case di riposo e così via. Per quanto riguarda SSH, noi, ecco, siamo specializzati nella distribuzione di farmaco ospedaliero. Quindi il core business è acquistare farmaci dall'industria e venderli ai nostri clienti, che sono prevalentemente nel settore privato, quindi sono case di cura, cliniche ed RSA. Quindi sostanzialmente il nostro cliente finale è l'utilizzatore, che è il paziente allettato, sia esso cronico, quindi in una casa di riposo, che acuto in un ospedale. E qual è il tratto distintivo di SSH? Beh, innanzitutto sicuramente vi do, ecco, qualche key figures così per inquadrare bene il nostro ambiente. Allora, come vi dicevo, è molto normato per ovvi motivi, perché chiaramente il legislatore deve tutelare la salute pubblica, quindi noi abbiamo magazzini farmaceutici, abbiamo sede in zona Milano, a Mediglia, a sud di Milano, dove abbiamo il nostro headquarter, siamo presenti anche con magazzini e sedi in Toscana e siamo crescendo molto bene nel Lazio e nelle isole, con altrettante strutture. Quindi sono tutte strutture che ovviamente devono garantire la corretta conservazione del prodotto, quindi tra l'altro ci sono delle figure di legge previste all'interno dei nostri magazzini farmaceutici. Una di queste è il direttore tecnico o persona responsabile, che è un farmacista iscritto all'albo, che deve avere determinate caratteristiche e che opera all'interno delle nostre strutture
come garante che tutto si svolga nel rispetto alla normativa vigente, perché tra le altre cose abbiamo anche l'obbligo della continuità assistenziale, come potete immaginare, perché sono realtà dove ci si ferma solo quando il calendario è rosso, di fatto. L'età media è di 35 anni, con un 60% di presenza femminile, che mi dicono essere il vero motivo del successo dell'azienda, non ne dubito. Diciamo che un tratto distintivo è quello di essere molto creativi. Perché? Perché noi ci distinguiamo sul mercato proponendo, oltre al core business, che è la fornitura di farmaci, anche servizi ad alto valore aggiunto. Ecco che qui interviene una figura chiave nella nostra organizzazione, che è il farmacista, per l'appunto. Quindi tra i più profili più ricercati abbiamo farmacisti, perché, per esempio, un servizio molto caldo che stiamo offrendo in questo momento e molto innovativo e integrato è quello della terapia personalizzata in dose unitaria. Quindi la possibilità di arrivare a bordo letto con una bustina che contiene la pastiglia che Roberto Venezia dovrà assumere oggi pomeriggio alle 17. Con un tema di aderenza alla terapia. È veramente molto interessante, è un'attività nuovissima. Io leggevo di queste nuove attività ed è molto un ruolo interessantissimo per chi è farmacista. Esattamente, questo è uno dei tantissimi servizi che noi in questo momento offriamo ai nostri clienti. Perché? Perché abbiamo un incubatore sempre molto prolifico che sforna idee, e queste idee chiaramente vengono testate laddove ci sono le condizioni, vengono tradotte in veri e propri servizi. E quindi questa verve noi la coltiviamo costantemente all'interno della nostra organizzazione. E chiaramente sono temi che vanno presidiati da profili che hanno le competenze per farlo, perché siamo in ambito regolatorio, siamo in ambito farmaceutico. C'è anche chiaramente una componente di marketing importante, perché i servizi sono di sostanza ma devono essere presentati anche nel modo, in un modo accattivante al cliente, e quindi siamo in questo momento impegnati da un lato nella proporre questi servizi e in altri casi nel declinarli proprio dal punto di vista in termini esecutivi. Laddove abbiamo creato il gruppo o l'azienda che vuole avvalersi di questo servizio, c'è tutto il tema della progettazione e delle interfacce da creare con i sistemi informativi e il dialogo costante con la parte clinica, quindi i direttori sanitari, i farmacisti, delle strutture nostri clienti. Ecco, diciamo che i nostri team di farmacisti rappresentano un plus indubbiamente. Perché? Perché parlano la stessa lingua del nostro cliente e per la professionalità che chiaramente possono offrire spesso anche in termini consulenziali ai nostri clienti. All'inizio abbiamo, per farvi qualche esempio, fatto anche gratuitamente della formazione presso le nostre strutture clienti. Ma l'obiettivo era quello, al di là del momento accademico dove si parlava delle raccomandazioni ministeriali e quant'altro, era di creare un rapporto col cliente e di parlare dei problemi di tutti i giorni, perché questi problemi spesso possono essere risolti grazie al nostro intervento, offrendo un servizio ad hoc per risolvere il problema quotidiano dell'infermiera che deve triturare un farmaco, non sa se lo può fare perché la normativa è un po' lacunosa, quindi noi interveniamo con i protocolli, con tutto ciò che riusciamo ad avere anche grazie agli ottimi rapporti che abbiamo con gli enti associativi, e diamo una risposta al cliente. Quindi l'idea è di portare, se posso riassumere il nostro servizio, noi passiamo da consegnare, diciamo, la mera scatola di tachipirina alla casa di cura, vi faccio un esempio di un ospedale di medie dimensioni nel nord Italia, dove arriviamo a bordo letto, dove il sistema informativo va a vedere tutto ciò che è stato prescritto in quel reparto e in ospedale entro le 18 di sera. Un algoritmo va a verificare ciò che è stato prescritto e somministrato con la giacenza di reparto, dopodiché ne nasce una proposta di riordino che viene veicolata alla coordinatrice infermieristica, che fa il cosiddetto fine tuning, quindi sa che ha delle dimissioni, quindi abbassa il fabbisogno di antibiotico piuttosto che lo alza, preme un tasto, questo flusso arriva a noi. Noi nel frattempo ci siamo presi il loro magazzino farmaceutico che gestiamo in nome per conto. Questo flusso informatico non fa altro che arrivare al nostro magazzino, noi allestiamo e due volte alla settimana andiamo in consegna direttamente in reparto.
Bello, bellissimo. Tutta una serie di attività di logistica farmaceutica può dedicarsi al suo core business, che è la cura del paziente allettato. Ecco. Infatti, questo è molto bello, l'ottimizzazione dei processi e il focus sul paziente sono due aspetti che caratterizzano il cambiamento attuale, sicuramente post-COVID in particolare. Io ti ringrazio, Roberto, veramente di questa testimonianza. Spero di poter ancora averti ospite per poter ancora soffermarci meglio sui tanti profili professionali che insomma possono studiare. Tecnico, se posso, del magazzino di Roma, arriva da Alma Labori. Quindi... Infatti. Benissimo, veramente con piacere. E voglio andare avanti per... So che tutti insomma hanno anche impegni lavorativi, quindi cerco di rispettare un pochino i tempi. Siamo con Cristian Molinari di Mago. Ben trovato Cristian, spero. E poi non so se è intervenuta anche Sara Bertoletti, la tua collega. Probabilmente sì. Io do spazio a te e poi a seguire a Martina Albertini, per poi chiudere con Barbara Sciapita, se riesce a collegarsi, Alessandro Cavalleri di Texer. Quindi andiamo veloci. Cristian, tutto bene? Come stai innanzitutto? Raccontaci un po' quali sono in questo momento le principali iniziative di Mago. Sei su Brescia, giusto? Allora, ciao e ciao a tutti. Scusate se c'è un leggero rumore di sottofondo, c'è un compressore, insomma, c'è un po' di casino. In questo momento in realtà io sono a Verona nella sede di InJob, dato che MAV e InJob sono due agenzie per il lavoro che appartengono alla stessa holding che si chiama W Group, che è una holding che ha una serie di società in ambito HR. Abbiamo anche uno studio di formazione, una software house, uno studio outsourcing. E quindi sono un po' itinerante e dopo parto per Treviso. Grazie veramente di questa opportunità, nel senso che condividere è sempre, credo, una bellissima opportunità. Poi ho ascoltato una storia bellissima, questa del farmaco, che è molto interessante. Settimana prossima tanto sono a Roma. E cosa dirvi? In questo momento, giusto per dirvi due o tre cose di quello che è MAV e poi del concetto di W Group. MAV è un'agenzia per il lavoro, quindi si occupa di fare match tra quello che sono le necessità delle aziende e le necessità invece dei candidati, e allo stesso modo lo fa InJob, l'altra agenzia. Il W Group invece, come siamo circa 700 persone MAV, 150 InJob, in totale come gruppo siamo un migliaio di persone, delle quali in MAV il 10% è composto da forme di formazione lavoro, cioè quello che viene chiamato il tirocinio per noi è una cosa fondamentale, è vitale, dato che porta innovazione, porta gioventù, età media 31 anni, io sono dei vecchi, con 41. E sostanzialmente quello che in questo momento noi facciamo è appunto trovare questa mediazione su quello che sono le esigenze del mercato del lavoro e quello che le persone vogliono, che è se volete un lavoro complesso, divertente e soprattutto ha qualcosa a che fare con il lavoro che ci sarà, se vogliamo sempre parlare un po' dei giovani. E che secondo me, ripeto, sono fondamentali. Sara purtroppo non c'è perché in un'altra siamo stati invasi da cose da fare, che è sempre un bene, però Sara per appunto ha 21 anni, che potrebbe essere qua con me, lei lavora sulle parti di talent attraction insieme a me. Il lavoro che faccio io è proprio il talent management, quindi siamo nelle scuole, settimana prossima siamo a Roma, siamo a Latina, una scuola di 200 studenti circa, quindi ci spostiamo, e oggi a Treviso, invece domani a Padova. E il nostro obiettivo, per raccontarvi qualcosa che facciamo con gli studenti, con i giovani, dato che il cosa facciamo con le persone, con le aziende, è molto semplice da raccontare, cioè le aziende hanno bisogno delle persone per riuscire a creare business. Le persone hanno bisogno delle imprese prima di tutto per avere le cose del quotidiano. A noi sembra banale che ci sia l'elettricità, che abbiamo da mangiare, insomma, sembra banale il tutto, in realtà ci sono delle imprese che si fanno avere questo tutto e quindi è un po' un circolo. E dall'altra parte diciamo che le imprese permettono alle persone di avere benessere, quindi
il nostro fare match è qualcosa di, se volete, abbastanza semplice. Perdonami Cristian, vorrei far intervenire Imma, perché ormai sono anni che collaboriamo con Nava a livello Italia. Volevo chiederti, Imma, se hai un po' una visione, un po' di quelli che sono stati gli allievi che poi si sono inseriti. Sì, Giuliana, ti confermo che con Nava collaboriamo su tutto il territorio, quindi abbiamo inserito sulla filiale di Brescia nelle ultime edizioni una tirocinante, abbiamo comunque favorito la partecipazione a diversi processi selettivi. Insomma, ci raccontavi, no, Cristian, quanto è importante anche un percorso di tirocinio che possa comunque essere strategico e favorire l'acquisizione di competenze applicative, ma anche dare poi la possibilità di sperimentarsi, no? Un po' quello che dicevi anche tu, scoprire cosa si vuole fare nella vita. Quindi per noi è fondamentale mantenere un rapporto diretto e costante anche con società come la tua, insomma, che possono sicuramente puntare su giovani talenti che vogliono fare questo. Quindi davvero, davvero grazie. Speriamo di risentirci anche a breve, insomma. Molto volentieri, ed è un grazie reciproco, perché ripeto, ogni volta che una persona entra all'interno di un'impresa porta la propria unicità. Se questa persona tra l'altro arriva da un percorso che è un percorso che ha scelto, uh-huh, e anche grazie all'orientamento anche ai tutor, cioè pensate quanto noi usiamo l'esperienza degli altri per scegliere un ristorante, forse a volte un ufficio placement piuttosto che un tutor che ha visto passare migliaia di persone ci può aiutare, quindi il fatto, bravo, che la persona arrivi è proprio il senso della guida, no? Che possa accompagnare, quindi condividiamo la stessa mission senz'altro. E il fatto che ad esempio noi spieghiamo anche tante persone che nel loro percorso di formazione lavoro, che è il termine che preferisco usare rispetto anche al tirocinio, fanno anche la tesi sperimentale con noi. Per esempio adesso abbiamo una ragazza di l'Università di Trieste che sta facendo una tesi sul talent management, Carlo invece mi sta seguendo tantissimo, un'altra sul review. Sì, il concetto è sperimentare, e soprattutto, se volete, l'unica cosa che mi sentirei di dire veramente a chi oggi sta scegliendo come e dove entrare nel mondo del lavoro, e poi veramente lascio eventualmente spazio, è datevi l'opportunità di scegliere, nel senso che molte volte noi entriamo in contatto con il mondo del lavoro per una serie di causalità. Proprio c'è casualità, in realtà è su causalità. Il concetto è che è un ambiente estremamente vasto, è un ambiente estremamente variegato, è un ambiente in estrema evoluzione. Quindi il concetto è datevi l'opportunità di provare, sperimentare, cambiare, soprattutto all'inizio. Più cose conoscete, più sarà facile poi scegliere. Questo è l'unico augurio. Noi ovviamente abbiamo dei recruiter che fanno dei colloqui di orientamento al lavoro, che sono diversi dalla selezione del personale, e ovviamente per noi siete i benvenuti nelle nostre strutture per questo tipo di attività. Grazie, grazie mille Cristian per il tuo intervento, ti ringrazio molto. E do subito la parola a Martina Albertini di Video Italia, che è un'importante organizzazione internazionale che opera nella consulenza alle imprese, giusto? Sì, Martina? Sì, corretto, grazie mille. Tutto bene? Bene, bene, grazie mille per l'opportunità, è un piacere oggi essere qui con voi. E sì, se sei d'accordo racconto un po' di BDO in generale, come siamo strutturati, di che cosa ci occupiamo. Chiedo solo di essere sintetica, ma solo perché oggi veramente è un grande piacere, sono intervenuti tutti i referenti, quindi vorrei dare spazio poi però ascoltiamo con grande interesse. Certo, certo. Allora, innanzitutto siamo una società di consulenza e revisione contabile. Storicamente il nostro core business riguarda proprio la parte di revisione, quindi analisi dei bilanci e la parte di audit, però negli ultimi anni ci siamo espansi, abbiamo, diciamo, ha inglobato tanti altri business, tra cui per esempio l'advisory, che comprende il corporate finance, la sostenibilità, che è una tematica che ci sta molto a cuore, dato anche il mondo attuale in cui viviamo, tutto ciò che riguarda anche la gestione dei rischi aziendali, quindi normative 231, 262, internal audit, antiriciclaggio, tutto questo vastissimo mondo,
e poi abbiamo anche colleghi che si occupano di consulenza per quanto riguarda la contabilità, quindi l'accounting puro e il payroll, quindi la gestione delle paghe e dei contributi. Poi abbiamo inglobato anche due grandi studi professionali, quindi siamo una grande azienda di circa 1100 persone, però abbiamo anche tanti collaboratori, quindi dei professionisti che si occupano di tax, quindi parte fiscale e tributaria su svariate tematiche, e anche avvocati, quindi di BDO Law, che gestiscono consulenza legale e civilista. Quindi tutte queste expertise ci permettono poi di unire le nostre forze, ognuno di noi apporta il proprio background per poi prestare un servizio di eccellenza ai nostri clienti, che è il fine ultimo per il quale lavoriamo quotidianamente. Utilizzate forme di tirocinio anche per il primo inserimento professionale? Allora, lo utilizziamo, diciamo che nell'ultimo periodo ci siamo un po' adattati anche al mercato e cerchiamo di utilizzarlo sempre meno per essere più attrattivi. Per esempio, nella parte di audit, di revisione contabile, abbiamo saltato questo passaggio e inseriamo direttamente i ragazzi in apprendistato, che comunque è sempre una cosa. Sì, Giuliana, mi permetto di dirmi, perché so che due ex allievi sono di Alma Laboris, sono uno nella funzione payroll, e poi Roberto Bosticco, proprio di recente, credo che sia senior tax consultant, quindi benissimo, ecco, sì, proprio per far cogliere anche quanto le opportunità possano essere anche di evoluzioni o cambiamenti di ruolo, perché in questo caso non si tratta ovviamente di profili junior, ma di figure già con un po' di esperienza che evidentemente sono poi... No, ma noi supportiamo tantissimo le aziende che investono poi e credono nelle risorse, che vogliono ovviamente dar loro l'opportunità, anche un incentivo, uno stimolo, quindi anche la forma di inserimento può diventare un elemento di attrattività verso quel contesto. Assolutamente. E poi comunque anche gli stage che inseriamo non sono mai fine a se stessi, ma sono l'inizio di un percorso nel lungo termine, perché comunque vogliamo formare le persone per indirizzarli poi a intraprendere quella carriera nel loro percorso. Quindi per esempio prima Imma citava payroll, al momento abbiamo aperto una selezione di stage, in questo caso nel team di Roma. Per esempio, poi abbiamo tantissime posizioni aperte nell'audit, un po' sparse in tutta Italia, da Bologna, Padova, Verona, Firenze, Torino, quindi abbiamo una grande capillarità e poi attualmente stiamo cercando anche persone junior nell'ambito del Risk Advisory Services, nell'ambito Transaction Services, che sono tutte quelle persone che si occupano di due diligence finanziaria, quindi diciamo che vanno a bilancio e dicono poi quali sono le implicazioni che ci potrebbero essere rispetto a un'acquisizione o a una fusione. Anche nel tax abbiamo posizioni aperte, noi su LinkedIn, che è il nostro canale principale, abbiamo la pagina con tutte le opportunità, che sono circa una trentina, quindi siamo in continua evoluzione e assolutamente ci fa piacere attingere anche da questo bacino di Alma Laboris, che, come ci ha raccontato Imma, poi ha portato i suoi frutti. No, sono molto contenta anche di cogliere quelle che poi sono anche le tante offerte lavorative, che di contro magari in alcuni territori possiamo avere una percezione diversa, però insomma il mercato è in fermento, quindi comunque ci sono anche tanto cambiamento purtroppo da dover gestire, perché i nuovi ruoli devono adattarsi, ma anche le aziende stesse purtroppo bisogna poi adattarsi anche al discorso delle nuove opportunità legate allo smart working, quindi lavoro da remoto, certo, sicuramente da affidare in delega profili con maggiore seniority, però ecco, comunque qualcosa che va metabolizzato, insomma, ormai sono aspetti e processi che vanno metabolizzati. Questo però potrebbe essere positivo per tante persone che, evitando magari di spostarsi dai propri territori, possono però presentare la propria candidatura anche per aziende
che non siano nel proprio territorio. Bene, ti ringrazio moltissimo davvero. Grazie a voi. Per il tuo intervento, spero che sarai con noi anche in altri eventi. Introduco Barbara Sciamica. Barbara, ben trovata, sei rappresenti Sirti, e poi do la parola ad Alessandro Cavalleri di Texer. Grazie ancora di essere qui. Se avete necessità di scollegarvi per motivi di lavoro, sentitevi liberi. Naturalmente chi è già intervenuto può ovviamente uscire dall'evento. E Barbara, tutto bene? Come stai? Raccontaci un po' di te e della tua realtà. Buongiorno a tutti. Intanto mi scuso per non essere riuscita a collegarmi fin dall'inizio, avrei avuto piacere di ascoltare gli interventi anche degli altri colleghi. Ho avuto prima un meeting urgente e poi problemi tecnici, ma ce l'ho fatta. Abbiamo superato tutti gli ostacoli. Sembrava un inserimento ad ostacoli, ho detto, ma se qualcuno vuole che non mi colleghi basta dirlo ed evito di farlo, no? Benissimo. Quindi mi spiace davvero, perché è sempre molto interessante capire nelle altre realtà che cosa succede. Talvolta, secondo me, per aggiungere dei pezzi, e altre volte un po' per consolarsi di non essere soli in questo mare di caos che sono gli ultimi anni, nel senso che per quanto ci riguarda, Gruppo Sirti, inserito nel contesto telecomunicazioni e ambito digital solutions, è esploso il mondo. È esploso, e nell'esplodere il mondo, in senso positivo evidentemente, quindi abbiamo veramente tanto lavoro, tenete conto il PNR, portiamo fibra, digitalizziamo il 5G, cioè è successo tutto all'improvviso, evidentemente ne risente anche la parte del recruiting, perché vuol dire che abbiamo bisogno di molte altre persone. Noi quest'anno, noi siamo circa 4.000, e quest'anno abbiamo un budget di inserimento del 10% in più, cioè 400 persone dobbiamo portare a bordo, in un paese dove per fortuna, oggi mi permetto di dire che quando sento parlare di disoccupazione giro pagina, perché oggi c'è veramente tantissimo lavoro in molti settori, uno è quello che occupiamo con la nostra azienda. La problematica vera è che non ci sono figure formate per quei lavori, e quindi si ha sempre la percezione di vivere uno stato di disoccupazione perenne, quando poi, esatto, bisognerebbe lavorare molto con le aziende sulle figure da formare e cercare di unire le forze per, come dire, plasmarle proprio ad immagine del contesto. Per inserire, no? Per inserire nel mercato del lavoro delle figure che oggi non ci sono. Assolutamente. E quindi cosa stiamo facendo? Ovviamente quello dello stage è una buona idea, una buona partenza, perché permette intanto uno scambio reciproco, no? Noi cominciamo a far vedere un pezzo di mondo di lavoro a un ragazzo giovane e contemporaneamente lui ci aiuta a lavorare, perché da noi se c'è una cosa che non fanno è essere messi in un angolo, ma vengono subito inglobati nell'attività. Stiamo facendo dei percorsi di masterclass, quindi prendiamo anche neodiplomati, neolaureati e gli insegniamo un mestiere per inserirlo. Stiamo facendo dei progetti importanti anche all'interno dei carceri, dove formiamo i detenuti e poi li portiamo a lavorare fuori con noi nelle attività in strada. Per cui, insomma, stiamo facendo tante attività per giovani e meno giovani per riuscire a portare a casa le persone che poi ci servono per fare il nostro business. Complimenti, perché è una missione veramente complessa, anche perché mi rendo conto che poi un conto è avere delle risorse che sono già ovviamente pronte per accogliere le sfide chiaramente del contesto aziendale, e poi invece tanta fatica nell'affiancamento, quindi sì, comunque aziende che investono proprio nell'affiancare le nuove risorse, quindi sì, veramente tanti complimenti, perché... Grazie. Sì, mi sento di dire che dà anche un senso maggiore all'attività di recruiting e di formazione, che poi è l'ambito, no, che mi rappresenta, perché non è solo incontro persone, le scelgo, che già è un lavoro tanto complesso, perché quando qualcuno mi dice che per fare il recruiting basta parlare 20 minuti con un candidato, anche no, no? Perché la responsabilità di capire chi ti stai portando a bordo è tantissima, però mi piace pensare che con questi progetti allarghiamo un po' lo scope e riusciamo a fare anche qualcosa in più. E quindi il bello di sapere che comunque insegniamo un lavoro a qualcuno e che può essere il lavoro della vita è comunque interessante, no?
Quindi insomma, giovani, meno giovani, detenuti o che escono da scuola, e quindi è molto vasto. Queste sono un po' le attività su cui, i progetti su cui stiamo lavorando oggi. Barbara, io spero di sentirti poi anche magari in privato, perché potremmo realizzare qualche progetto magari insieme, riuscire ad essere parte di questa mission, nel senso, laddove c'è possibile, ci farebbe piacere comunque. Volentieri, brava, tieni conto che noi tutti gli anni quando inseriamo stagisti ci rivolgiamo sempre a voi per capire se avete qualcuno da segnalarci. Avevamo inserito qualcuno anche nell'ambito della parte di certificazione, per cui abbiamo già iniziato una collaborazione, ma ripeto, con i numeri che abbiamo veramente bisogno di innestare parecchie persone. Sì, Barbara, no, infatti mi farebbe piacere poi approfondire, perché per questo tipo di esigenza stiamo lavorando in modo differente, in modo ancora più mirato, proponendo sul mercato, quindi sponsorizzando anche attraverso i nostri canali social, quindi il blog editoriale Alma Informa, sponsorizzando dei corsi specifici che vanno ad attrarre persone esclusivamente per poi destinarli a quel contesto aziendale. Fantastico. Sarà una bellissima iniziativa da fare insieme. Grazie mille, Barbara, grazie ancora. Grazie. Alessandro, l'ultimo, ben trovato alla rappresentanza di Tezzer. Io sono molto contenta, ecco, di averti con noi e che tu possa descrivere questa interessante realtà. Assolutamente, grazie per l'invito e grazie ai colleghi per i loro interventi, sicuramente interessanti soprattutto perché noto in tutti loro la voglia proprio di credere nel dipendente, ed è quello che facciamo in Texer. In Texer aiutiamo le aziende a gestire meglio i dipendenti. Cosa significa? Facciamo progetti sia di consulenza che di tecnologia per fare in modo che un dipendente sia più felice all'interno dell'ambito lavorativo e che riesca a produrre risultati migliori con il sorriso anziché con, diciamo, la faccia triste di chi si deve alzare presto il mattino e andare in ufficio. Lo facciamo attraverso un sistema molto semplice che si basa su obiettivi e premi, quindi si parte da capire le esigenze del dipendente, capire le esigenze delle aziende e fare un matching insieme, così diventa un patto che vada oltre, diciamo, allo standard io ti pago quindi lavori per me, ma alla fine che rende la vita migliore sia per i manager che per i dipendenti. E come dicevo, sono molto contento di aver sentito interventi di persone che vogliono credere nella formazione, vogliono credere negli stage, vogliono credere nella forza della forza lavoro, perché spesso, diciamo, ci interfacciamo con aziende che sono un po' vecchio stile, quindi si portano dietro dei concetti, 8 ore di lavoro, io ti pago, tu fai questo e il nostro rapporto finisce lì. In realtà si può fare molto di meglio e molto di più. E anche a livello stage, quello che mi sento di dire è proprio l'importanza dello stage, sia per la persona che viene selezionata, sia per l'azienda. Cioè l'azienda deve crederci, deve credere nello stage, sia perché si apre una nuova persona, è una nuova persona che magari non si porta dietro un bagaglio di esperienze pesanti da altre aziende o preconcetti di metodi di lavoro, può avere veramente una visione nuova e innovativa anche per migliorare dei processi esistenti, e dall'altra parte la persona deve mettersi alla prova al 100%, quindi credere nel voler approfondire il più possibile un lavoro specifico, un'area specifica, perché è il momento giusto prima di capire che strada intraprendere, quindi è fondamentale per entrambi, e noi ci crediamo molto. Volentieri poi ci sentiremo in seguito per capire come possiamo collaborare da questo punto di vista, perché stiamo crescendo e siamo alla ricerca, quindi
Molto volentieri. Ottimo, Alessandro, una bellissima notizia. Peraltro noi siamo sempre a favore, infatti è una qualcosa che noi attiviamo proprio gratuitamente a favore delle aziende, quindi andiamo ad attivare percorsi di tirocinio curriculare o extracurriculare in base alle esigenze, a quelle che sono anche le condizioni e gli status aziendali. E ci fa molto piacere quello che dici, perché io credo che poi il tirocinio rappresenti anche un elemento di osservazione, un test per valutare l'interesse della persona, perché tante volte c'è un po', come dire, la pretesa in certi casi di voler subito essere inquadrati, insomma, con un contratto di lavoro, e il tirocinio invece è quell'elemento transitorio che, se finalizzato ovviamente anche all'inserimento professionale, diventa sicuramente un ottimo elemento di osservazione per l'azienda, oltre che ovviamente acquisizione di competenze per chi ricopre, per chi dovrà ricoprire un ruolo. Quindi è effettivamente un'ottima opportunità. Bene, quindi in questo momento, Alessandro, ci sono delle posizioni che ci vuoi segnalare, soprattutto se sono territoriali, se possono prevedere attività da remoto? Sì, noi lavoriamo solamente da remoto, quindi smart working al 100%, e sì, stiamo per aprire delle posizioni in ambito soprattutto vendita, quindi vendita del software gestionale, e a giugno ci saranno diverse posizioni di diversi livelli, compresi alcuni stage formativi. Benissimo, benissimo. Quindi poi avremo occasione di risentirci anche per approfondire meglio e per cercare di rispondere a queste esigenze. Io ringrazio tutti voi per i vostri interventi. Lo dicevamo, sempre un'occasione di arricchimento, lo scambio esperienziale. Veramente poi proveniamo un po' da tutta Italia, quindi è bello anche avere questo scambio sulle situazioni dei diversi territori italiani. E prima di lasciare poi a Dim anche spazio per i saluti, ricordo, per chi ovviamente ci ascolterà, perché chiaramente questo evento verrà poi promosso e sponsorizzato sui vari canali social TV di Alma Laboris, ricordo che sono in corso già i confronti motivazionali per accedere ai master dell'edizione autunnale, quella che partirà a novembre. Lo ricordo sempre in questa sessione, perché ci sono le scontistiche massimali che si attivano ovviamente per chi si anticipa, e quindi entro il 20 di giugno è possibile ottenere questa agevolazione economica massimale. Attualmente è possibile registrarsi veramente con un click al confronto motivazionale, quindi in maniera diretta. Il link si trova sul sito web, ma insomma è possibile vedere anche poi la sponsorizzazione dei diversi master in base agli interessi su LinkedIn in particolare. Imma, io ti lascio a te l'ultimo così slogan finale per i saluti, e ringrazio ancora tutti voi per essere stati veramente così, insomma, per aver portato testimonianze di grande interesse. Mi associo, Giuliana, grazie a tutti per il confronto, sicuramente arricchente e costruttivo. È vero, proveniamo da realtà diverse, esperienze diverse, però mi sembra che poi andiamo tutti più o meno nella stessa direzione, no? Che è quella della valorizzazione delle competenze, cercare di colmare un po' anche il gap di competenze che sottolineava Barbara. Complimenti per l'energia. Il progetto è complesso, ma vedo che c'è grande energia, quindi complimenti Barbara a te, speriamo di risentirci presto con tutti per proseguire la collaborazione, quindi mi sembra che l'obiettivo sia ampiamente condiviso, quindi insomma il lavoro non mancherà. Buon lavoro a tutti e auguriamo un sereno proseguimento delle attività. A presto. A presto.